È un avvenire segnato quello dei ghiacciai, destinati la gran parte a fondere entro la fine del secolo. Una morte certa per quelli che si trovano sotto i 3.000 metri, come accade sulle Alpi, dove in soli 50 anni se n'è andato un terzo della loro superficie. Qui siamo sul ghiacciaio dei Forni, in Lombardia. È una situazione drammatica che fa il paio un po' con tutti i ghiacciai del mondo. Praticamente sta perdendo spessore, sta perdendo in lunghezza attraverso una serie di fenomeni di crollo, oserei dire, di devastazione. Era l'unico di tipo himalayano in Italia, spezzato ormai in tre, annerito dalle rocce, solcato da torrenti che formano nuovi crepacci. Sono i segni del collasso. Sulle Alpi il riscaldamento globale provoca un innalzamento delle temperature che è il doppio rispetto al fondovalle. In estate qui, nelle giornate più calde, si arriva a 14 gradi sopra lo zero di temperatura. È una temperatura enorme su un ghiacciaio. Pensiamo che il ghiaccio fonde a 0 gradi, qui arriviamo a più 14. Qui siamo in Alto Adige. Dal 1850 a oggi la superficie dei ghiacciai si è ridotta del 75%. Il ghiacciaio di Malavalle, il più grande delle Alpi orientali, è indietreggiato di 3 chilometri. Le misurazioni a 3.500 metri non dicono niente di buono. 40, se ne sono andati 60 centimetri in 16 giorni.